La vittoria schiacciante del Brindisi per 5-0 contro una squadra fanalino di coda della classifica di Serie D può significare molto da un punto di vista dell'entusiasmo. Alla conclusione di una settimana difficile per le notizie societarie, i lucani arrivano come manna caduta dal cielo per far ritrovare la voglia di combattere a Taurino e compagni. Unica nota stonata di una domenica caratterizzata da una cascata di gol è l'assenza del grande pubblico. Fedeli alla causa, solo gli ultras della curva sud pronti ad incitare gli atleti e a contestare le vicende societarie. Il Brindisi scende in campo con Rosti in porta, Ciano, Taurino, Buono e Rea in difesa, Greco, Guadalupi, Caravaglio e Mignoni a centrocampo, Galetti e Damblè in avanti. Dopo una bella parata di Rosti su colpo di testa ravvicinato di Giganti, il Brindisi passa subito in vantaggio. A nono minuto Galetti è bravo a destreggiarsi in area di rigore e a subire il fallo. Mignoni dal dischetto realizza il suo settimo gol stagionale, spiazzando l'estremo difensore dell'Oppido Luca. Al tredicesimo arriva il raddoppio, Damblè si incunea sulla fascia sinistra e lascia partire un cross per Galetti che non può far altro che spingere di testa oltre la linea. La reazione dei lucani è pressoché inesistente. La squadra di Magnelli cerca di buttarsi nella metà campo biancazzurra, ma il Brindisi non soffre più di tanto. Al ventiquattresimo, su azione di contropiede, arriva il terzo gol. Bravo Nicolò Greco a recuperare palla sulla propria tre quarti, triangola con Galetti e mette in aria un preciso traversone. Mignogna al volo spedisce alle spalle di ritorno. L'angelo Cristofaro, dopo la tripletta, grazie al bravo Scalone, riesce a creare due azioni che impensieriscono Rosti, ma la rete brindisina resta inviolata. Invece a smuovere il punteggio è ancora una volta il Brindisi. Ad andare a segno è Mirko Guadalupi su assist di Mignogna con un pallonetto che ha lasciato basito il portiere lucano. Nel secondo tempo i biancazzurri gestiscono una gara senza grossi pensieri. Nel Brindisi entrano Ketlun per Guadalupi, Scarcella per Galetti e Prisco per Mignogna. Ed è proprio Prisco al 77esimo a siglare il quinto gol con un colpo di testa ravvicinato sul servizio dell'ottimo Damblè. E questa è l'ultima nota prima del triplice fischio finale. Adesso per il Brindisi c'è la difficile trasferta di Torre del Greco. In settimana però la gara più attesa, quella del riassetto societario.